Dalla custodia del mio ebook reader a questo pazzesco cappello con le orecchie da orsetto, quindi dalle cose utili alle cose assolutamente frivole, anche se tiene abbastanza caldo ed è morbidissimo, io nelle bancarelle e nei negozi online dei cinesi ho comprato veramente di tutto, dalle cose più utili alle cose più assurde. Quindi ho una certa esperienza in fatto di prodotti particolari. Per esempio, ultimamente mi sono andato a ritirare questa che sarebbe una custodia per auricolari, ma me ne sono andato a ritirare tre o quattro. Per esempio, in questa, se non sbaglio, sto tenendo delle memory card. Esattamente, sto conservando temporaneamente delle memory card. Questo è uno di quegli oggetti che ho visto in un negozio e ho detto: guarda, mi ha incuriosito, lo ordino e poi vediamo se posso utilizzarlo in qualche modo. È proprio di queste cose che incuriosiscono, di questi oggetti curiosi, di questi oggetti bizzarri, di questi oggetti strani, parliamo oggi. Per cui cominciamo. Sigla! Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo vlog un pochino particolare, girato a bordo di un'auto mentre sto girando per le strade del circondario di Siracusa, è diario di viaggio on the road. Ha un gusto molto pulito, un colore molto chiaro e lasciamo stare, va? Non sono persona in grado di fare la recensione di un prodotto curioso come può essere diario di viaggio on the road. Però scherzi a parte, il canale YouTube di cui vi parlo oggi invece ha tutti i numeri per riuscire a fare delle recensioni veramente interessanti, coinvolgenti e divertenti sui prodotti strani, sui prodotti curiosi, sui prodotti particolari. Infatti sto parlando dei Mi Garbage, Giorgio, Gaetano e tutto il loro team, che proprio di fare queste recensioni dei prodotti più particolari e più forse controversi hanno fatto il loro format. Allora, cominciamo dall'inizio, il canale Mi Garbage, trovate linkato su doobly-doo, lo trovate linkato sulla scheda. Mi piace moltissimo questo nome Mi Garbage, perché garbage richiama la spazzatura, però Mi Garbage richiama anche il toscanaccio mi garba, mi piace, no? E mi piace molto questa particolare accoppiata. Naturalmente il loro canale non è spazzatura, sono simpaticissimi, quindi andate e iscrivetevi al loro canale. E infatti cominciamo subito con la playlist delle recensioni dei Mi Garbage, e quindi con la recensione di un prodotto estremamente particolare. Il video che voglio segnalarvi è infatti quello di una aranciata thailandese, o qualcosa di simile, probabilmente. Quindi, per cominciare, per scaldare un po' l'ambiente, o per rinfrescarsi un po', a seconda dei casi, perché non date una bella occhiata al video Mogu Mogu, aranciata thailandese, o più o meno quello che dovrebbe essere. Naturalmente trovate il video sul doobly-doo e lo trovate anche sulla scheda. Come ripeto, andate, dategli un'occhiata, date un'occhiata un po' a tutta la playlist delle recensioni, loro sono molto bravi, molto simpatici. Questa playlist, queste recensioni sono molto ben fatte e vi faranno scoprire delle cose decisamente molto curiose. Ma naturalmente i Mi Garbage non fanno solamente recensioni. C'è un altro format che trovo molto simpatico e molto divertente, sono dei video veramente brevi, concisi ma molto dinamici, e questo format è quando lo youtuber fa uscire un nuovo video. Un po' come quel format «gli youtuber in poche parole», l'aveva fatto per esempio anche Else, in questo caso quello che fanno è raccontarci, farci vedere un po' il pubblico di un determinato canale YouTube, di un determinato youtuber, che reazione ha, o potrebbe avere, quando quello youtuber pubblica un nuovo video. Un'altra playlist veramente molto divertente, e per darvi un po' un'idea di qual è la situazione, vi presento subito un video che riguarda uno youtuber di cui ho già parlato su questo canale. Il video infatti riguarda Rulof, ed è quando Rulof pubblica un nuovo video. È un po' qual è la reazione che dovrebbe fare ispirare al fai da te, no? Quindi andate a vedere subito quando Rulof pubblica un nuovo video, lo trovate sul doobly-doo e lo trovate anche sulla scheda. Molto simpatica questa reazione, ma date un'occhiata un po' a tutte quante le reazioni quando lo youtuber pubblica un nuovo video, date un'occhiata alla playlist, perché merita veramente tanto. Infine, un lavoro che hanno cominciato quest'anno, che è Mi Garbage Web Serie.
ed è qualcosa di veramente bellissimo. Io ho un hype incredibile per questa webserie, perché questa webserie mescola sapientemente, molto sapientemente, alle recensioni dei prodotti brutti un racconto thriller dalle tinte veramente noir. Ed è veramente molto ben fatto, c'è un mistero che è allucinante, e in questo momento ancora non sono andate in onda tutte le puntate, quindi ancora stiamo seguendo tutti quanti questa storia, e come ripeto ho un hype incredibile, il mio hype è over 9000! Non vedo l'ora di vedere come va a finire questa cosa, perché è veramente bellissima. E naturalmente in mezzo a questo prodotto noir c'è sempre la recensione dei prodotti strani, prodotti brutti, prodotti curiosi. E quindi, per farvi conoscere questa webserie, non posso far altro che consegnarvi sicuramente la prima puntata, che è VR Box, la realtà aumentata di Tiger, video che trovate linkato sul doobly-doo e naturalmente sulla scheda. Andate, date un'occhiata alla playlist, date un'occhiata a questa nuova webserie, io la trovo veramente eccellente. E allora, ancora complimenti, io sono Giorgio e Gaetano e tutto il team dei Mi Garbage, un gran saluto, andate e iscrivetevi al loro canale, che sono molto bravi, e parliamo dell'argomento del giorno, che ovviamente ha a che fare con i prodotti strani. Come ho già detto in passato, io ho comprato tantissima roba in Cina, prodotti che sono risultati dei gadget utili a fare qualcosa di specifico, ma anche prodotti che ho acquistato per la pura curiosità di vedere che cosa sono, che cosa fanno, in che modo potrebbero essere utilizzati. Più volte mi è capitato di comprare delle cose proprio per la pura curiosità di dire «aspetta, ma io sta cosa la voglio provare, voglio vedere come si comporta». E talvolta mi è capitato di prendere anche delle sonore fregature, o dei giocattolini che magari mi sono costati 1-2 euro, ma che hanno funzionato 10 minuti, letteralmente. E non posso, tra l'altro, che dare la colpa a Giorgio e Gaetano se nella live del mio compleanno ho avuto l'ardire di assaggiare il succo di guava, perché l'ho trovato al supermercato, ho detto adesso io gli rubo il format ai Mi Garbage e in live assaggio questa cosa mai sentita nominare. Ma d'altronde, quando si parla di prodotti strani, prodotti curiosi, prodotti particolari, il più delle volte si tratta soprattutto di saper scorrere sapientemente il negozio eBay di qualche venditore o qualche sito che spaccia prodotti dalla Cina, tipo Banggood, AliExpress, eccetera. Oppure, in altri casi, si può trattare anche di fare una passeggiata tra i negozi tipo Tiger o i negozi dei cinesi, che ci sono un po' dappertutto, ormai ci sono veramente dei veri e propri centri commerciali cinesi, qua a Siracusa ce ne sono un paio abbastanza grossi, e si tratta di girare tra le bancarelle del mercato, tra gli scaffali del centro commerciale cinese, portando l'attenzione un po' a tutti i prodotti, perché in mezzo magari ai prodotti casalinghi di uso abbastanza comune, spesso salta fuori quella cosa che uno si ferma, la riguarda un paio di volte e dice «aspetta, ma questo attira veramente l'attenzione!» Magari poi vengono fuori, come ripeto, delle fesserie assurde. Mi è capitato di trovare della roba che ho comprato proprio perché ha attirato la mia attenzione, roba che probabilmente viene prodotta proprio esclusivamente per attirare l'attenzione di stupidi come me, che dicono «aspetta, la compro, poi funziona 5 minuti e la butti via», oppure poi quando la guardi, quando la tieni in mano, dici «ma che è sta porcata?» e la metti come soprammobile per il resto della sua vita, non, dopo averla comprata e messa lì ti sarai completamente dimenticato di averla comprata. Ed è per questo che arriva la mia domanda. La domanda che coinvolge non solo gadget, suppellettili e strumenti particolari che potete aver comprato, ma anche cibi o bevande particolari che potreste aver assaggiato, perché camminando lungo gli scaffali del supermercato qualcosa ha attirato la vostra attenzione, qualcosa che non avete mai visto, e avete detto «oh, proviamo, al massimo non mi piace». La domanda appunto è questa. A voi è mai capitato di acquistare un prodotto strano, un prodotto curioso, proprio perché ha attirato la vostra attenzione, anche se era una cosa che sicuramente non vi serviva, che dopo averla comprata avete trovato un uso che avrebbe potuto avere, ma che non risolveva un problema che avevate, o piuttosto qualcosa che
invece avete trovato che risolveva un problema che avevate che non sapevate come affrontare, o avete magari scoperto qualche prodotto alimentare o qualche bevanda molto strana che è risultata poi veramente buona e piacevole da comprare. Oh, io il succo di guava devo dire che l'ho trovato comunque piacevole e probabilmente lo comprerò ancora, ma ditemi un po' voi, invece! Fatemi sapere se avete trovato qualcosa su una bancarella, in un negozio di cinesi, online! Parliamone, come sempre, nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io ho concluso. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è incuriosito, perché magari l'avete visto su una bancarella, di fare pollice in alto e di condividerlo con i vostri amici, anche su WhatsApp o su Telegram, o su qualche altra app che vi aveva incuriosito. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito e vi farà subito assumere quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, e che è molto curioso, quindi se non avete mai sentito quel buon profumo, provate a iscrivervi e vedrete che è una cosa molto piacevole. Vi ricordo inoltre di iscrivervi anche al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, in questo modo riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe che trattassi in Diario di Viaggio on the road, non esitate a farmelo sapere in un commento qua sotto. Io sono Grizzly, per oggi ho concluso, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!